E bella a tutti ragazzi, oggi siamo su Slime Rancher, su questo gioco Early Access. Intanto io devo prendere un pochettino di mano con tutte cose. Allora, questo gioco è un gioco dove noi dobbiamo prendere questi slime, cioè ovviamente ce ne saranno una vastità, e li dobbiamo mettere dentro questi cosi. Dove farmandoli possiamo fare soldi per sbloccare nuove aree o nuovi cosi che ci serviranno per appunto fare farm. Intanto io inizierei attivando come si chiama? Coral Happy Makes for Happy, un giardino. Ok, purchase, mettiamo il giardino perché ora dobbiamo andare in giro per cercare appunto oltre ai slime, cibo per i slime. E come vediamo qua già ci sono delle carote, prendiamole tutte. Ok, e andiamole subito a mettere nel grano. Come vedete in basso a sinistra abbiamo la barra della vita, i soldi e anche la saturazione, cioè quanto possiamo correre. Cioè guardate, se io comincio a correre lei scende e molto velocemente anche. Allora, ora ritorniamo qui e andiamo a prendere. No, si stanno mangiando tutte cose. No, 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 questo mi serve, lo voglio prendere perché appunto se lo mangiano, e non lo mangiano solo loro, anche molte per altri molti slime. Allora, cerchiamo di prenderne il più possibile, così li farmiamo. Allora, già questi sono tipo la loro cacca, si può dire, cioè quello che possiamo vendere noi. Quindi andiamo lì, in quello slot qua, in questo qua, e tirandoli in pratica dentro questo coso, noi li vendiamo. E l'abbiamo venduto a 11 money. Come vedete qua ci sono molti altri cosi, 241. È una cosa difficilissima da fare, però noi piano piano sbloccheremo nuove aree e anche nuovi slime. Abbiamo anche le Wikipedia, tutte queste cose, c'è cioè Wikipedia, cioè la wiki per controllare anche direttamente nel gioco. Ah, qua ci sono altri Pogo Fruit, qua ci sono altri. Possiamo anche upgradare tutte cose. Ah, altre carote, meno male. Upgradare tutte cose in senso questa hotbar a 4, cioè possiamo metterne di più. Oppure possiamo mettere un pulcino. Un pulcino. Possiamo mettere, cioè, che ne può contenere di più. Allora, io già all'inizio mi sto avventurando decisamente. Là ci sono quelli blu. Minchia, raga, dobbiamo andare a prendere quelli là. Ok, no, raga, non ci arriviamo. Dobbiamo salire a prenderli perché ce n'è veramente un casino. Ok, qua c'è una salita. Perché guardate quanti poco frutti. No, no, ho tirato le carote. Cazzo, raga, mi devo abituare. Allora, facciamo così perché poi che cosa mi devo abituare? Uguale a Minecraft, quindi va bene. Allora, qua c'è un altro. Ah, qua c'è una cassa. Dentro questa cassa, se noi la prendiamo e la tiriamo, otterremo dei money e anche dei frutti. Quindi, sinceramente, siccome questi non mi interessano, noi prendiamo il Pogo Fruit, cioè questo frutto. No, la Stony Hen. La Stony Hen le farmiamo dopo. Ma che palle. Ok, fatto. Come vedete qua ci sono questo misto tra un gatto e quello normale, perché appunto si accoppiano, come dire. Comunque questa è veramente una manda veramente grande, si può dire. Allora, torniamo indietro, però raga, io mi sento un pochettino male a lasciarli tutti questi, tutto questo coso qua. Quindi ci tiriamo un pochettino di cibo e mi prendo questi perché alla fine le carote già le abbiamo farmate. Quindi prendiamone il più possibile, così possiamo farci i big money e levati. Ok, prendiamo tutto il possibile, va bene. Ok, qua è accoppiato con un rock slime, poi li prendiamo tutte cose. Ma mi sembrava che ce n'erano di più di questi, appunto. No, questo fa male se ci sbatto, infatti ho perso un pochettino di vita. Ok, 7, 8, 9. Ok, possiamo ritornare a casa, magari prendiamoli questi, che ci danno 11 money, mi pare questi. Vabbè, una cosa buona, buona, buona. Ah, qua ci sono pure i rock slime. Raga, non so se prenderli, però ormai. Vabbè, in caso ritorniamo, cazzo, raga, qua ci ammazzano questi rock slime di merda. Allora, mi pare che dovevamo tirare sempre dritto. Ah, qua ce n'è ancora, quindi prendiamoli.
altri poco fruit. Buono, buono, buono. E ritorniamo a casa, così vendiamo tutte cose, posiamo tutti pink slime e vediamo quanto manca che le carote crescano. Cioè, manca veramente assai, giusto? Cioè, no, non tanto. 67 minuti. Ma che cazzo dici? Mamma. Cioè, allora, infiliamo questi qua dentro. Così, ma poi saltano. Il problema è questo. Ora saltano, dobbiamo alzare le mura. Così, ora il nostro primo obiettivo sarà quello di alzare le mura. No, perché questi? Ok, ritorniamo qua e vendiamo tutti questi. Costava 350, va bene. Quindi ci mancano ancora un bel po' di money, 148, 138 veramente. Quindi andiamo di nuovo indietro e prendiamo. Possiamo prendere sia questi, ok, che quelli di rock slime che abbiamo visto poco fa. Quindi prendiamo tutto, bene. E questi li tiriamo là perché non ci servono. Già ne abbiamo 23. Quindi evitiamo di prenderne assai. Allora, qua c'è il pulcino. Mi sembrava uno di quelli d'oro, raga. Troppo bello. E l'acqua ci uccide, quindi non ci buttiamo. E durante la sera spawnano dei mob. Questi mob, cioè, li possiamo killare tramite l'acqua. Cioè, prendendoli così e tirandoli in acqua, così. Oppure, qua ci sono delle fonti e se facciamo così ci dà dell'acqua. Con l'acqua noi la possiamo tirare e loro in pratica muoiono. Va bene, prendiamo queste rock slime. Ok, questi non li posso prendere perché sono troppo grossi, vero? Punto. Ok, prendiamo questo. Qua che cosa si deve fare? In costruzione, perché ha gli access, quindi è pure ovvio. Prendiamo questi, ma mi sa che non ci bastano. Diamoci un pochettino di poco fruit. Magari a quelli rock. Qua c'è una tabby. C'è una del gatto. Cazzo, si sono mischiati. Vabbè. Allora, diamocelo magari a quelli rock. Se c'è un rock slime. Ok, qua. Tieni i poco fruit che tu li mangi, mi pare. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Levati dal cazzo tu. Tu vieni, no, 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 no. Vieni, cazzo. Ok, vieni, 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 vieni. Tu ma mangiati poco frutti. No, se l'ho mangiato quello. Allora, tu non li mangi? No, raga, sono stupidi. Boop. Achievement unlocked. Allora, qualcuno che se li mangia? No, nessuno. Cioè, quelli massimo possiamo tornare a casa e darli a quelli a casa che ci viene anche meglio. Ok, quanti ne abbiamo? 8 e 2, quindi torniamo a casa, andiamo a vendere tutte cose. Questo che cos'è? Ho un poco fruit. Ok, sto a morirci, ho soltanto 80 HP. Va bene, niente, ora recupera. Allora, recupera pure la saturazione, cioè la saturazione, cioè l'energia per correre, che ci sta se non 20 anni per arrivare, saltiamo. C'è pure il jetpack, quindi appena avremo i money, metteremo tutte cose, ragazzi, tranqui, tranqui, tranqui. Qua le carote a che punto stanno? Non si sa, ok, 64. E qua metterei un paio di poco fruit, cioè tanto questi mangiano tutti. Ok, e qua no, e dobbiamo andare a vendere questo. Così magari appena venduto tutte cose e avendo fatto un paio di mone. No, raga, non ci credo, ci mancano pochi. Vabbè, ci abbiamo dato il cibo a quelli. Prendiamo tutte cose, va bene. Ok, Pink Floyd. Ok, Pink Floyd dei cantanti. Allora, mettiamo di nuovo questi qua che non ci servono più. Si sta facendo sera, quindi ora penso che vi faccio vedere i mob cattivi se ce la facciamo, ma fanno anche abbastanza danno e si mangiano tutte cose. Allora, qua ne ho buttato uno, vabbè. Ora andiamo a prendere i rock slime. Non so che fare, raga. Prendiamo o i rock slime e facciamo un altro pond. Come cazzo? Questo che cos'è? Questo, raga, non mi ricordo come si chiama. Coral. Un altro coral che costa 250, quindi risparmiamo pure qualche money e cominciamo a farmare anche quelli. Oppure ingrandiamo quelli e per ora farmiamo soltanto quelli rosa. Io